Il fratello Frank deve continuare qui con i saluti. È così bello che tutti in tutto il mondo sappiano che noi apprezziamo, che loro ascoltano, che credono e che hanno parte con noi in ciò che Dio fa adesso. Poi Saluti anche dal dottor Mbie, dal fratello Muamba, dal fratello Adi, saluti da Burkina Faso, ancora una volta da Abidjan, dal fratello Müller dalla Germania, dal fratello Inodi, dal fratello Cecil, dal fratello Sala, dal fratello Trispel, dal fratello Ngonga. Ancora una volta dal fratello Joseph, dal fratello Motica, dal fratello Elis da Edmonton, e dal fratello Jurgen dal Sud America. Sì. Lasciare tutti soddisfatti non è possibile. Se non menzioniamo coloro che mandano i saluti, non va bene. E se menzioniamo i saluti. Vi chiediamo anche di essere pazienti e siamo riconoscenti che possiamo radunarci per ascoltare la parola del Signore. E specialmente il fratello Niaghi mi ha telefonato ancora una volta. Voi tutti lo sapete. Abbiamo pubblicato un nuovo opuscolo dal titolo La Bibbia, il libro più letto sulla terra. Sì, e il fratello Niaghi ha detto, fratello Frank, l'ho scaricato da internet e l'ho letto e sono sopraffatto. Probabilmente lì ci sono 290 passi della Scrittura in 39 pagine, ogni cosa è biblica e ancora una volta biblica, è basata sulla Scrittura. E di questo si tratta in questo tempo. Cosa dovrebbe essere detto qui adesso? Noi siamo riconoscenti per i visitatori che abbiamo qui in mezzo a noi anche per il fratello Nobel Gill, per il fratello Michael, dov'è il fratello Michael? Per favore alzate in piedi, dov'è il fratello Nobel Gill? Dove siete? Sì, sono là. Per ognuno significa qualcosa. E quando il fratello Helmut Mischis ha presentato i suoi fratelli che parlano la lingua portoghese, ci siamo rallegrati con lui. Ma qui ci sono fratelli che parlano la lingua urdu, che parlano la lingua hindu e noi siamo riconoscenti che la parola è tradotta anche in queste lingue e che abbiamo delle trasmissioni televisive su base regolarli. E realmente ogni nazione, ogni lingua, ognuno può ascoltare ciò che Dio ha preparato e promesso per il nostro tempo. E ciò che Egli fa proprio ora. E noi siamo riconoscenti per i nostri fratelli da Ottawa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dal Sud America, da ogni parte. E naturalmente da tutta l'Europa. Da tutta l'Europa. E siamo riconoscenti che possiamo ancora radunarci qui e che possiamo avere queste riunioni indisturbate. Ieri ho letto che in Danimarca, per favore, perdonatemi per questa affermazione adesso, ma gli ateisti in Danimarca. Hanno formato un movimento e hanno annunciato che chi esce dalla Chiesa sarà ricompensato e risparmierà 18.000 euro. Immaginate, in questo paese protestante. E poi gli ateisti... Hanno fatto delle grandi inserzioni pubblicitarie sui mezzi di trasporto, nelle stazioni e ovunque. Delle grandi inserzioni che dicevano chi lascia la chiesa sarà ricompensato e risparmierà 18.000 euro l'anno. Se si pensa a ciò che accade adesso è specialmente... Riguardo ad Israele, fratelli e sorelle, il tempo è vicino, veramente il tempo è molto vicino. E il ritorno del Signore è davanti a noi. Il problema con Israele, e noi benediciamo Israele nel nome del Signore, il problema era la soluzione di due stati ed ora Lieberman è venuto alla Knesset ed ora anche Netanyahu è pronto a motivo della pressione esercitata dagli Stati Uniti e dall'Europa a dare il permesso per la soluzione a due stati ed ora nulla è più di intralcio per il trattato di pace e poi quando leggiamo nella parola di Dio, cos'è collegato a ciò? Quando diranno pace e sicurezza, allora un'improvvisa rovina verrà loro addosso, come le doglie alla donna che deve partorire. Poi c'è un grande titolo. L'Iran ha bisogno soltanto di otto minuti per distruggere Israele. E si può leggere un titolo dopo l'altro. E sentiamo, sentiamo veramente che nulla sulla Terra è come era una volta. Permettetemi di leggervi brevemente questi versetti. Prima che torniamo di nuovo al tema riguardo Israele, leggiamo in primo Tessalonicesi, prima epistola ai Tessalonicesi capitolo 5. Il nostro caro fratello ha letto in Colossesi capitolo 1. E si tratta veramente della perfetta rivelazione della parola e della volontà di Dio, della perfetta comprensione di ciò che accade proprio ora, per collocarlo biblicamente, perché usiamo così tanti passi della scrittura, naturalmente, affinché ogni cosa sia illuminata biblicamente, in modo che tutti possano sapere che così è scritto e così accade. Qui nella prima epistola ai Tessalonicesi, capitolo 5, dal versetto 1. Or quanto ai tempi ed ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito una improvvisa rovina verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta e non scamperanno affatto ed ora viene la parola indirizzata a noi indirizzata ai credenti ma voi fratelli non siete nelle tenebre sì che quel giorno abbia a cogliervi a guisa di ladro poiché voi tutti siete figlioli di luce e figlioli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Si potrebbe continuare e continuare a leggere. L'enfasi è posta specialmente su ma voi fratelli non siete nelle tenebre sì che quel giorno abbia accogliervi a guisa di ladro. Con questo potremmo andare direttamente alla promessa. Io mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Avete notato il collegamento fra l'Antico e il Nuovo Testamento? La promessa? è l'adempimento e il collegamento ci è dato nella parola di Dio. Si tratta del giorno del Signore ed ecco che prima che venga questo giorno Dio voleva inviare un profeta per illuminare questo periodo profetico in cui viviamo adesso affinché riceviamo comprensione del piano di salvezza del nostro Dio. E così noi siamo riconoscenti che il Signore ha condotto in tale maniera, che possiamo credere e questa parola ci viene rivelata per grazia. Poi un breve resoconto in merito al nostro ultimo viaggio in Israele. Noi tutti amiamo Israele con tutto il nostro cuore e complessivamente eravamo 168 persone in quattro autobus, ma ogni giorno è stato un giorno benedetto. La sera avevamo una riunione insieme e potevamo riassumere quello che avevamo sperimentato durante il giorno ma ho preso qualche annotazione qui in merito ad Israele. E queste annotazioni vorrei leggervele, proprio brevemente, per avere davanti a noi che Dio, da ogni popolo, lingua e nazione, da un lato ha ricondotto il popolo di Israele nella terra promessa. E nella stessa maniera... Dio chiama fuori da ogni popolo, lingua e nazione la sposa dell'agnello. Le due cose scorrono in modo parallelo. L'opera per le nazioni ha luogo davanti ai nostri occhi e la stessa cosa è valida per Israele. E possiamo vedere ciò che è accaduto. Nei passati cento anni e negli ultimi cinquant'anni. Qui ho preso delle annotazioni. Il 29 agosto 1897 si è tenuto il primo congresso sionista. Noi tutti sappiamo cosa è accaduto lì. Fino ad allora tutti gli ebrei erano dispersi in mezzo alle nazioni, perseguitati e ancora perseguitati e coloro che erano sopravvissuti erano nella dispersione e poi la dichiarazione Israele e il popolo di Israele hanno bisogno di una patria, la patria originale, devono riceverla e poi il 2 novembre 1917 c'è stata la dichiarazione di Balfour, il ministro degli esteri inglese. Alla fine della Prima Guerra Mondiale, egli dichiarò Israele ha bisogno di una patria. Questa è la terra che Dio aveva promesso di darla ai loro padri. Ed è così che ha preso il suo corso. E poi veniamo al 14 maggio 1948, quando, dopo duemila anni, fu proclamato da Ben Gurion lo Stato di Israele. Noi tutti l'abbiamo sperimentato. Io ho annotato. Gli abitanti di Israele nel 1948, in quel tempo erano 806.000 le persone che abitavano in Israele. Ed ora abbiamo 6 milioni 6.377.000 persone. 6. 377.000, che da ogni popolo, lingua e nazione, sono stati ricondotti nella terra dei loro padri, nella terra promessa. Ho annotato i passi della Scrittura, in cui Dio, nell'Antico Testamento, ha dovuto dire, a motivo dell'idolatria. A causa della disobbedienza, egli li ha dispersi perché loro non l'hanno adorato, ma hanno adorato gli idoli delle nazioni. E questo Dio non poteva tollerarlo e perciò ha dovuto disperderli in mezzo alle nazioni affinché potessero servire gli idoli là. Ma poi Dio ha dato delle promesse, sia in Isaia capitolo 12 versetto 11, sia in Geremia 31 o in Ezechiele 37. Dio ha dato le promesse che alla fine dei giorni avrebbe chiamato fuori il suo popolo da tutte le nazioni e lingue. E con la promessa... Egli ha collegato qualcosa di meraviglioso. Egli ha detto, dopo questo tempo io farò un patto con voi, metterò le mie parole dentro i vostri cuori e vi darò un nuovo cuore. E questo è così importante, fratelli e sorelle. Anche noi dalle nazioni non possiamo servire Dio con un vecchio cuore terreno. No. Noi abbiamo bisogno di un nuovo cuore, di un nuovo spirito, una comprensione della grazia di Dio. E come abbiamo letto, Dio ci ha aiutati nel giorno della salvezza, ci ha fatto grazia. E anche stasera... Deve essere detto sin dall'inizio, fratelli e sorelle, noi siamo venuti con differenti problemi e afflizioni. Per favore, abbandonateli. Come dice il compositore, abbandonate il pesante fardello che avete portato per lungo tempo. Quanti problemi ci sono fra la gente, nelle famiglie, nei matrimoni con i figli, ovunque ci sono problemi. Confidiamo nel Signore oggi e sappiamo realmente che non c'era una riunione in cui il nostro Signore fosse presente, in cui non accadeva qualcosa. Ovunque le persone venivano a lui, egli liberava coloro che erano legati, salvava i perduti, guariva gli ammalati ed egli è il medesimo oggi. Egli ha un corpo sulla terra e il suo corpo è la Chiesa attraverso la quale... Egli continua a parlare, continua ad operare e benedire. Una conferma al riguardo l'abbiamo in Marco capitolo 16. Il Signore era con loro confermando la parola che loro predicavano con i segni e i prodigi che li seguivano. Ciò è molto importante. Noi non seguiamo i segni, ma predichiamo la parola e i segni ci seguono. I segni devono seguirci, così come è stato con il nostro Signore e anche nel ministero del fratello Branham. Gesù Cristo è ancora oggi lo stesso. Egli vuole manifestarsi in mezzo a noi e tutti coloro che non hanno ancora sperimentato la salvezza, che possa accadere che lo Spirito di Dio veramente operi in modo così potente che sotto la predicazione della parola lo Spirito di Dio conduca al ravvedimento, alla conoscenza del peccato affinché i nostri cuori siano aperti. Non come qualcuno mi ha detto in una telefonata, egli mi ha detto, fratello Frank, è molto triste che abbiamo due orecchi, perché per la maggior parte entra da un orecchio ed esce dall'altro. No, è all'inverso. È buono che abbiamo due orecchi, arriva in entrambi le orecchie e cade nel cuore. Non entra ed esce, no, ma entra e poi cade nel cuore. E noi crediamo con tutto il nostro cuore ciò che Dio, per grazia, ci ha detto nella Sua parola, e specialmente riguardo a Israele, fratelli e sorelle. È così potente e questo deve essere sottolineato. Il nostro Signore l'ha detto. Per favore permettetemi di leggervelo nel Vangelo di Matteo, specialmente nel capitolo 24. Il nostro Signore ha detto molto chiaramente ciò che dobbiamo fare. Quando vediamo tutte queste cose accadere davanti ai nostri occhi, anche in Marco e anche in Luca, il Signore ha detto ciò che sarebbe accaduto e ciò a cui avremmo dovuto prestare attenzione per vederlo e riconoscere ciò che allora dobbiamo fare. Qui, in Matteo capitolo 24, L'abbiamo letto molte volte, ma siccome ci stiamo occupando di Israele, permettetemi di menzionarlo. Qui abbiamo in primo luogo la dispersione e questo veramente fa male, questo fa male. Così sta scritto qui, versetto 24. Matteo capitolo 24, versetto 24. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre se fosse possibile anche gli eletti. Dunque, non soltanto in generale, facendo una grande impressione, ma se fosse possibile, e io dico, Dio si è ringraziato, è impossibile che gli eletti siano sedotti. E il Signore ha detto, se fosse possibile, ma è impossibile. Gli eletti credono la parola di Dio e vengono preservati, rimangono preservati sotto il sangue e nella parola di Dio. Poi il versetto 25, ecco, ve lo predetto. Se dunque vi dicono, eccolo, e nel deserto, non vi andate. Eccolo, e nelle stanze interne, non lo credete. Perché il Signore verrà come è scritto qui nel versetto 27. Perché come il lampo esce da l'evante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del figliolo dell'uomo. Dunque, non voglio entrare qui nei dettagli. Ma qui abbiamo in particolare, in Matteo capitolo 24, ci viene detto ciò che avverrà dopo la grande tribolazione. Vale a dire che allora il segno del figlio dell'uomo apparirà nel cielo non nel 1963 e non adesso nel 2016 o nel 2017, ma dopo la Grande Tribolazione. E anche questo è molto importante saperlo, fratelli e sorelle, quando ha avuto luogo l'apparizione della nuvola soprannaturale, allora il fratello Branham prese la foto e l'angelo del Signore gli disse, girala in posizione verticale. Egli la girò e l'angelo del Signore gli disse, qui egli è mostrato come giudice con la parrucca bianca. Come giudice il giudizio inizia dalla casa di Dio. Dio ha iniziato a correggere a correggere ogni cosa, a riportare tutto nella condizione originale. Perdonatemi se dico anche questo, ma se poi al cimitero, nella lapide, mettono una grande foto con la nuvola soprannaturale e a destra e a sinistra i nomi di coloro che sono morti, che io ho conosciuto, e poi la scritta, ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche coloro che lo hanno trafitto. Allora ciò è troppo, allora ciò è troppo. Bisogna avere il timore di Dio e bisogna leggere le sacre scritture accuratamente per sapere dove ciò appartiene. Lì il fratello Branham aveva ricevuto le istruzioni per ritornare a Jeffersonville perché era giunto il tempo di aprire i sette suggelli. E alcuni giorni prima io ero con lui, era il mese di dicembre, ve l'ho già detto diverse volte. Sento sempre più dolore per i così tanti fraintendimenti causati da persone che non hanno nessuna chiamata, nessun mandato, che non hanno idea di Dio nel piano di salvezza e recano una tale confusione e ogni volta fanno riferimento al profeta. Dio ci ha fatto grazia di ritornare alla parola, di conoscere esattamente di cosa. Si tratta qui. E di questo siamo molto riconoscenti. Possiamo leggere qui nel versetto 29, sta scritto, or subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà. Si è oscurato il sole nel 1963 e questo giunto a compimento no. Questo accadrà dopo la tribolazione, come è scritto. E questo è il sesto suggello. Siamo così riconoscenti che possiamo collocare la parola profetica Evangeli e ciò che il nostro Signore ha detto, ciò che Paolo ha detto, ciò che è scritto nell'Apocalisse. Portiamo ogni cosa a un comune denominatore per la grazia di Dio e possiamo vedere dove appartiene. Tuttavia, cari fratelli e sorelle, la cosa più importante è nel versetto 32. Il versetto 32 in Matteo capitolo 24. Ora imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, voi ed io, noi tutti, che oggi in tutto il mondo ascoltiamo la parola di Dio, così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino, proprio alle porte. Il Signore Dio ci parla attraverso la sua parola. Così anche voi, come abbiamo letto prima, voi cari fratelli non siete nelle tenebre, sì che quel giorno abbia accogliervi a guisa di ladro. Così anche voi prestate attenzione. Quando tutte queste cose accadono, allora è vicino, è alle porte. Allo stesso modo lo troviamo in Luca capitolo 21. Qui il Signore ha parlato della dispersione di Israele. E ciò fa realmente male, fa realmente male. Se si pensa che il popolo di Israele ha dovuto camminare per una tale via, qui sta scritto in Luca capitolo 21, versetto 24 e cadranno sotto il taglio della spada e saranno menati in cattività fra tutte le genti e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Sì, noi l'abbiamo sperimentato anche nel 1967. Io ero a Gerusalemme già nel 1964, quando la città era ancora divisa e il filo spinato era ancora molto alto e divideva la città. Alla porta del mandorlo bisognava avere due passaporti. Perché si riceveva un timbro dal paese islamico, dovevo avere due passaporti. Ma quando si vede ciò che Dio ha fatto da quel tempo, ed ora vediamo che anche il rimanente giunge a compimento di ciò che era stato predetto. Ma ora, in modo particolare, il versetto 29 in Luca capitolo 21. Qui sta scritto e disse loro una parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi, guardando, riconoscete da voi stessi che l'estate è ormai vicina ed ora indirizzato a noi, così anche voi, quando vedrete avvenire queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Poi l'enfasi nel versetto 33 il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Amen. E poi indirizzato a noi che vediamo tutte queste cose, nel versetto 34, badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio e poi ancora una volta l'ammonizione perché verrà soprattutto quelli che abitano su tutta la terra. E poi ancora l'ammonizione ai discepoli indirizzato a voi e a me, indirizzato a noi tutti che crediamo. Vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al figlio dell'uomo. È molto potente che il Signore dà l'ammonizione ai Suoi. Quando vedrete accadere queste cose, allora alzate i vostri capi. Non siate presi dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, da ubriachezze e che questo giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, ma che realmente possiamo vivere alla presenza di Dio e che consacriamo la nostra vita veramente a Lui, in modo che quando Egli ritornerà possiamo sussistere davanti a Lui. E anche qui il punto principale è di nuovo... Nel versetto 29, in merito al fico, come scritto nel profeta Osea, capitolo 9, versetto 10, come scritto là. Io trovai Israele come uve nel deserto, vidi i vostri padri come fichi primatici di un fico al suo primo frutto. Risaltiamolo oggi con tutto il nostro cuore. Ci rallegriamo con Israele, ma abbiamo ancora tanto dolore che le cose non sono ancora come dovrebbero essere e come saranno. Ma questo accadrà soltanto quando il Signore inizierà il suo regno millenniale. Prima di questo saranno fatti dei compromessi. Ma il popolo è là, il popolo è là. E quando poi i due profeti appariranno, allora tutti quelli che devono esserci saranno là e ascolteranno il messaggio di Dio che sarà indirizzato a loro per crederlo. E la stessa cosa è anche oggi, fratelli e sorelle. Non vogliamo entrare qui nei dettagli di queste cose che stanno accadendo, ma quando si legge che, per esempio, un vescovo cattolico è decorato dell'ordine di Lutero, quando si vede tutto ciò che accade tra le religioni l'unificazione, la riunificazione e poi il grande titolo, una religione mondiale una sola religione mondiale nella quale tutti hanno il loro posto. Spero che questo non sia sentito da qualche parte, ma sapete che nel tempo di Daniele ciò gli fu rivelato. Complessivamente ci sarebbero stati quattro imperi mondiali, l'impero babilonese, l'impero dei medo-persiani, L'impero greco e poi l'impero romano. L'impero romano mondiale è iniziato nel 60 avanti Cristo, e nel 31 avanti Cristo tutta Gerusalemme venne sotto il dominio romano. E fratelli e sorelle? Questo si deve dire chiaramente. Roma è la capitale mondiale. Questo è semplicemente così. E forse lo dico per la prima volta in pubblico. La Chiesa luterana ha un uomo in quanto capo della Chiesa o la Chiesa anglicana? No. C'è un solo uomo sulla terra che allo stesso tempo è capo di Stato e capo della Chiesa. C'è qualcuno che ha fatto una visita di Stato nella Chiesa anglicana o da qualche parte? Tutti i capi di Stato del mondo fanno... Una visita a Roma. A Roma. Fanno le loro visite a Roma. E il mondo intero è veramente unito. Unito. Ma come il mondo è unito sotto Roma, così la Chiesa di Gesù Cristo è unita sotto la parola che è uscita da Gerusalemme. E solamente coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo, solamente costoro non cammineranno nella via larga, ma cammineranno nella via stretta che conduce alla vita. E siate sinceri adesso. Non possiamo adattarci da qualche parte, non abbiamo posto in nessun partito politico, in nessun partito religioso. I veri credenti non possono adattarsi da nessuna parte su questa terra. E il nostro Signore naturalmente l'ha detto: voi non siete di questo mondo, come io non sono di questo mondo. La nostra città, la nostra patria è lassù nei cieli laddove non si sa niente delle tribolazioni e dei dolori, come dice un inno tedesco. E a noi Dio ha fatto grazia di credere in questo tempo, di credere, di credere con tutto il cuore. E come abbiamo letto nella parola di introduzione, Dio ha rivelato veramente il mistero della sua volontà. E in primo luogo ha utilizzato i profeti per esporre quello che doveva accadere e poi ha utilizzato gli apostoli. Anche riguardo a queste cose dobbiamo parlare. Il Vangelo di Dio contiene ciò che era stato promesso nell'Antico Testamento e ciò che era stato annunciato dal principio del Nuovo Testamento è giunto a compimento. Adesso possiamo veramente avere parte in questo e sapere ciò che Dio ci ha promesso. Non ci eleviamo al di sopra degli altri, ma siamo riconoscenti di aver trovato grazia davanti a Dio. Si potrebbe anche qui, quando si legge ciò che Paolo ha detto una volta, si potrebbe andare anche qui in Colossesi, il primo capitolo. Qui sta scritto a partire dal versetto 21. Si potrebbe veramente leggere ripetutamente in merito al nostro Signore che ha fatto un nuovo patto con noi. Ascoltate ciò che è scritto qui in Colossesi, capitolo 1 a partire dal versetto 14 in merito al nostro beneamato Signore e Salvatore nel quale abbiamo la redenzione la remissione dei peccati ecco come inizia la redenzione il perdono dei peccati e dobbiamo e possiamo dirlo sempre del continuo. Solamente chi ha ricevuto la vita eterna può vivere eternamente. E per questo dobbiamo sottolinearlo del continuo. L'esperienza della conversione, del ravvedimento, della rigenerazione, della nuova nascita, che veramente come credenti possiamo fare le nostre esperienze personali di salvezza per mezzo della grazia del nostro Dio. Ditemi, è a causa della predicazione che Dio non ha ancora raggiunto il suo scopo con noi? Che non abbiamo ancora sperimentato una svolta? Secondo la mia convinzione, la parola... Deve in primo luogo raggiungere l'estremità della terra, perché l'ultimo operato di Dio sfocerà poi nel rapimento. Non ci sarà più un'interruzione. E anche questo il fratello Branham l'ha detto chiaramente. La pioggia dell'insegnamento è la pioggia della prima stagione. Egli ha usato la parola greca mora, che significa la pioggia della prima stagione. E la pioggia della prima stagione è per l'insegnamento, mora, insegnamento. E Dio ha dovuto darci prima l'insegnamento. È scritto... E tutti saranno ammaestrati da Dio, non nelle scuole bibliche o nei seminari, ma sotto la predicazione della parola di Dio, insegnati da Dio stesso, in tutti i popoli, lingue e nazioni. E così ci rendiamo conto che Dio ha fatto in modo che in realtà tutto il mondo può ascoltare la parola. E anche questo, fratelli e sorelle, l'abbiamo detto molte volte qui con riconoscenza. C'è mai stato un tempo in cui la parola è stata portata in tutto il mondo? Se si legge in merito ai grandi uomini di Dio, forse erano in due o tre paesi, ma oggi, oggi. C'è la possibilità che il Vangelo venga predicato in tutti i popoli e lingue. Perché il nostro Signore stesso ha detto così in Matteo 24, versetto 14: Prima che arrivi la fine, il pieno Vangelo, il meraviglioso e glorioso Vangelo, sarà predicato come testimonianza a tutte le nazioni e poi verrà la fine. Dio stesso ha fatto sì che possiamo predicare il pieno Vangelo e Dio stesso ha fatto in modo che con il pieno Vangelo possiamo andare in tutto il mondo e che questo Vangelo sia predicato a tutte le genti in tutto il mondo per grazia. E poi giunge a compimento. Come il fratello Branham 18 volte ha detto, non che io sia il precursore, ma il messaggio che gli era stato affidato, questo sarà il precursore prima della seconda venuta di Cristo. Così? Siamo riconoscenti che Dio ci ha dato il collegamento a queste cose, che non l'abbiamo mancato. Qualcuno è venuto qui in questo fine settimana e aveva perso la coincidenza con un treno. E dunque sappiamo cosa accade dopo. Fratelli e sorelle, è proprio necessario avere il collegamento. Come ho anche cercato di dire, non si tratta di glorificare il profeta ed esaminare come le cose erano o sono, ma di dare la gloria soltanto al Dio Onnipotente. L'ho scritto non molto tempo fa. Non ringrazierò Mosè o Elia. Non ringrazierò Pietro o Paolo, e non ringrazierò il fratello Brana, io ringrazierò Dio che mi ha fatto grazia di riconoscere il giorno e l'ora e il messaggio e di accettare il Messaggero di Dio, perché questo è ciò che il nostro Signore ha detto chi riceve voi, riceve me, e chi ascolta voi, ascolta me. Ma il ringraziamento va al Signore, perché noi siamo soltanto dei vasi. Non di glorificare un uomo, non voglio entrare qui nei dettagli, ma ci sono persone che vanno al cimitero e si inginocchiano davanti alla piramide, davanti alla lapide. No e ancora no. Nessuna adorazione di idoli. Tutta la gloria, tutto l'onore appartiene al Dio Onnipotente. E come ha detto il nostro Signore, i veri adoratori, i veri adoratori, tutti gli altri possono fare, vivere come vogliono, ma i veri adoratori non andranno a Gerusalemme, non andranno al Monte Santo ma adoreranno Dio in spirito e verità. Questi sono i veri credenti, i veri adoratori. Loro adoreranno Dio in spirito e verità. E loro sono quelli che sperimentano la loro preparazione per il giorno glorioso del ritorno del Signore. Ritorniamo in Colossesi capitolo 1 per favore indirizzato a tutti coloro che non hanno fatto ancora un'esperienza di salvezza. Questo inizia quando lo Spirito di Dio ci convince di peccato e noi vediamo ciò che abbiamo fatto di sbagliato, ciò con cui non possiamo sussistere davanti a Dio e ci pentiamo. Pentirsi. Significa essere dispiaciuti per quel che si è fatto e poi diciamo, Signore, sono dispiaciuto per quanto ho caduto, ti prego, perdonami, sii misericordioso verso di me. E poi si continua, si va ancora avanti, il rinnovamento e anche la nuova nascita e poi il battesimo con lo Spirito Santo. Dio ci ha dato ogni cosa per grazia, non ci ha soltanto promesso ma ce l'ha dato per grazia. E qui Nel versetto 21 in Colossesi capitolo 1 l'abbiamo naturalmente letto e voi che già eravate estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagie ora è Ciò che abbiamo appena letto è passato, ma ora, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte d'Esso, per farvi comparire davanti a sé, santi e immacolati e irreprensibili. Questo è il pieno Vangelo e questo è veramente accaduto per mezzo della sua grazia. Quante volte l'abbiamo detto, fratelli e sorelle, il peccato originale ha avuto luogo tramite la seduzione nel corpo di carne. In primo luogo certamente con le parole torcendo il senso di quello che Dio aveva detto, mettendo in discussione ciò che Dio aveva detto. E l'avversario si è intrufolato e ha dato la sua interpretazione alla parola. Ed è così che ha avuto luogo la caduta. Ma il risultato è stato Caino che è uscito da questa relazione. E Caino non è menzionato in nessuna genealogia che riporta ad Adamo. E siccome il peccato originale in cui tutti siamo nati ha avuto luogo nel corpo di carne, per questo motivo il nostro Signore Salvatore è dovuto venire in un corpo di carne per poter simparizzare con noi. Doveva essere su questa terra e poi spargere il suo sangue e dare la sua vita per noi. Fratelli e sorelle, quando leggiamo Dio ha così tanto amato il mondo, lasciate che seguiamo la strada dal principio e non diciamo soltanto Signore sono qui. Egli è nato in questo mondo e poi è andato sulla croce per voi e per me. Egli ha pagato il prezzo ha preso tutto l'obbrobrio e l'ignominia e ha pagato il prezzo il suo sangue copre le mie colpe il suo sangue mi purifica la mia volontà appartiene ormai al mio dio io lo servo servo soltanto lui come dice il compositore ed anche i due versetti, come l'abbiamo letto, il versetto 23 in Colossesi capitolo 1. Seppur perseverate nella fede, fondati e saldi, e non essendo smossi dalla speranza dell'Evangelo che avete udito, che fu predicato, in tutta la creazione sotto il cielo e del quale io, Paolo, sono stato fatto ministro. Qui l'enfasi che possiamo rimanere fondati e saldi. Non essendo smossi, perseverando e rimanendo saldi in ciò che Dio ci ha dato per grazia. E Paolo scrive qui che il messaggio di salvezza, il Vangelo, che abbiamo udito, è stato predicato ad ogni creatura sotto il cielo. E così. Come mi sono posto la domanda, Paolo? Hai potuto guardare già nella fine? Hai visitato soltanto alcuni paesi e oggi realmente vengono raggiunte le estremità della terra. Ogni creatura è stata inclusa. Anche qui abbiamo la profezia della Bibbia che si adempie davanti ai nostri occhi. Lo stesso uomo di Dio poteva dire che egli, Paolo, era diventato un ministro. Vale realmente la pena di leggere ciò che aveva da dire in quel tempo? E umilmente, umilmente, ma con grande riconoscenza possiamo dire che la stessa cosa ha avuto luogo con noi tutto il consiglio di dio che era stato rivelato a paolo è stato rivelato poi anche al fratello Branham ed è stato rivelato a noi per mezzo della sua grazia lo spirito santo conduce in tutta la verità e la chiesa rimane la chiesa e ciò che dio aveva da dire duemila anni fa questo Egli ha da dircelo anche oggi. E noi abbiamo un accordo interiore con tutte queste cose. Ancora il versetto 24. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. Questo non posso ancora interamente confermarlo. Lo confesso davanti a Dio. Porto con me ancora molti dolori. Ma possa Dio concedermelo. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. Siate sinceri. Dovrebbe il fratello Frank passare per così tanto disprezzo e calunnie? Dovevo io? Sicuramente no. No, sicuramente no. Se non fosse a motivo dell'opera di Dio, io l'ho già detto qui perdonatemi se dico qualcosa di personale io ero emigrato avevo acquistato una casa in canada vivevo come un re d'Abissinia avevo tutto sì e poi il fratello Branham dopo che mi aveva detto ciò che Dio gli aveva rivelato mi disse tu ritornerai in Germania con questo messaggio. Sì. E poi? E poi? Ho fatto le mie valigie e sono ritornato in Germania. Ho abbandonato tutto laggiù. Sì. Mio fratello Arthur si è dipartito. E sono ritornato qui. Se ciò non avesse avuto luogo, allora sarei rimasto laggiù come tutti gli altri. Non sarei andato in Asia, in Africa, non sarei andato in Belgio, in Olanda, in Russia o da qualche altra parte. Sarei rimasto laggiù come tutti gli altri. Avrei predicato sicuramente in Canada come ogni predicatore pentecostale. Ma Dio lo sapeva, Dio lo sapeva. E perciò a lui sia la gloria, a lui sia la gloria per tutta l'eternità e a motivo degli eletti, tutto ciò ne sarà valsa la pena. Di aver sopportato le calunnie, il disprezzo, gli insulti, ne sarà valsa la pena, perché insieme andremo nella gloria. E anche tutti coloro che si sono addormentati in Cristo risusciteranno per prime noi, che saremo rimasti in vita, saremo trasformati insieme, saremo portati in alto nella gloria e prenderemo parte alla cena delle nozze dell'agnello. Dio ha la sua via con i Suoi servitori, Dio ha la sua via col Suo popolo. E come il Signore ha condotto ogni cosa sin dal principio? Così noi possiamo dire che siamo sotto la diretta guida del Dio onnipotente. E come certo, come il fratello Branham mi aveva detto in quel tempo, che sarei ritornato in Germania con questo messaggio, così è certo che Dio si è preso cura di ciò. E il fratello Branham ha anche detto: non che io sia il precursore, ma il messaggio precederà la seconda venuta di Cristo con Dio tutto si adatta insieme in armonia nessuno ha bisogno di farsi delle preoccupazioni noi siamo così riconoscenti che possiamo vivere adesso alla fine del tempo della grazia e possiamo ritrovarci nella parola di Dio e così nella volontà di Dio e di non camminare nella via larga con la grande folla e di non fare delle riunioni carismatiche ma di dare a Dio la possibilità di operare in modo soprannaturale e io credo anche se non lo sentiamo ancora ma credo che lo spirito di Dio sia all'opera questa sera che Dio ci parla attraverso la sua parola. Noi veniamo da vicino e da lontano, dal nord e dal sud, dall'est e dall'ovest. Siamo radunati qui e l'intero mondo ascolta. Che tutti siano benedetti in tutti i popoli, lingue e nazioni. Possano tutti, anche con Israele, comprendere tutto ciò che è stato detto qui in modo corretto. Così è iniziato con Israele nel 1948, ma questo non era tutto. Già nel 1946 il Signore aveva mandato il suo angelo al fratello Branham e il fratello Branham l'ha detto meravigliosamente. L'angelo del Signore è sceso nella luce in quel locale si è tenuto davanti a me e il fratello Branham è saltato in piedi un po' spaventato e le prime parole furono non temere sono mandato a te dalla presenza di Dio prima che ci fosse il 1948 il 14 maggio con la proclamazione dello Stato di Israele, c'è stato un 7 maggio 1946. E il fratello Branham ha detto che lo stesso angelo del Signore ha parlato con lui e gli ha dato le istruzioni concernenti il dono di guarigione divina e con questo dono di andare fra le nazioni. Ed è così che ciò ha avuto luogo. Tutte le riunioni del fratello Branham erano a carattere evangelistico e in tutte le nazioni in cui ha predicato le riunioni erano di evangelizzazione. Soltanto dopo il 1963 la parola messaggio è apparsa e poi Dio si è preso veramente cura di tutto ciò. Non abbiamo bisogno di entrare nei dettagli di queste cose, ma vorrei soltanto dire per riassumere, Dio ci ha aiutati nel giorno della salvezza. Egli sapeva dove saremmo stati, sapeva dove saremmo stati e sapeva ciò che sarebbe accaduto e che accade nel nostro tempo, sia con Israele sia con le nazioni. Tutta la profezia biblica diventa una realtà davanti a noi. Ma la cosa principale è ciò che Dio ha promesso alla Chiesa. E enfatizziamo 1 Tessalonicesi capitolo 5 ancora una volta. Il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Ma prima che venga questo giorno, Dio ha adempiuto la sua parola. Ha inviato il profeta per volgere il cuore dei figli di Dio indietro a Dio. E questo ci riporta alla seconda predicazione di Pietro, Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetto 21, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca. Dei suoi santi profeti, che sono stati fin dal principio, che Dio sia ringraziato per la parola dei profeti, per la parola degli apostoli, che Dio sia ringraziato che egli vigila sulla Sua parola e che egli ha adempiuto la Sua parola nel nostro tempo. Ed oggi possiamo dire come il Signore ha detto in quel tempo, in Luca capitolo 4 egli lesse in Isaia 61 e poté dire oggi si è adempiuta questa scrittura davanti ai vostri occhi oggi oggi si adempie una scrittura dopo l'altra davanti ai nostri occhi e il nostro Signore dice ancora quando vedrete accadere tutte queste cose alzate i vostri capi perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Ed anche questa parola di avvertimento in Colossesi la prenderemo con noi, di non lasciarci aggravare da qualunque cosa sia, ma che possiamo stare davanti al Signore irreprensibili, per non doverci ritirare da Lui coperti di vergogna alla sua venuta, ma che possiamo incontrare il Signore insieme nell'aria. E questo lo dico ancora, mi ripeto, credo con tutto il cuore che tutti quelli che ora credono le promesse per il nostro tempo, che si ravvedono, che sperimentano la loro conversione, che vengono al Signore, che ricevono e accettano ogni cosa, io credo che costoro avranno parte nel rapimento. Dio non può darci una speranza e poi lasciarci ritirare coperti di vergogna. No. La nostra speranza è ancorata nella parola di Dio e sappiamo che tutto ciò che Dio ha promesso egli certamente lo mantiene. Anche questo l'abbiamo letto nella parola di Dio, che noi non siamo rimasti nelle tenebre ma abbiamo la luce della vita e ci sottomettiamo sotto la potente mano di Dio e diciamo caro Signore, chi sono io che tu mi hai fatto grazia? Chi sono io che tu mi hai redento? Chi sono io che tu mi hai rivelato la tua parola? Chi siamo noi? Chi siete voi? Chi sono io? Ma il Signore ci ha fatto grazia e noi possiamo ripeterlo del continuo. Nel giorno della salvezza... Dio ci ha soccorsi. Se siete d'accordo con questo, dite Amen. Dio veramente ci ha aiutati nel giorno della salvezza. Sì. E per concludere, ancora una volta, tutti coloro che hanno delle difficoltà, tutti coloro che hanno dei problemi nella loro vita, con altri o nella famiglia, qualunque cosa possa essere, Oggi vogliamo veramente portare tutto al Signore, realmente tutto al Signore per fede ed Egli farà ogni cosa bene. E noi auguriamo a tutti, iniziando dall'Australia, passando per la Nuova Zelanda, per il Canada e per tutta l'Africa, noi auguriamo a tutti in tutti i popoli, lingue e nazioni con tutto il nostro cuore auguriamo le ricche benedizioni di Dio e che noi tutti possiamo recuperare il tempo, utilizzare il tempo per credere e chiedere al Signore che non si trovi nulla in noi che ci possa separare da Lui. Come Egli ha detto, che ha tolto il muro di separazione e che ha strappato la lettera di condanna. Nessuno ha bisogno di andarsene da qui sotto la condanna. Tutti possono ricevere grazia. Noi tutti possiamo ringraziare Dio per questo servizio che ci ha dato per grazia. A Lui, il Dio onnipotente, sia la lode, la gloria e l'onore. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi. Rallegriamoci e festeggiamo in esso, dando a Lui la gloria perché Egli ha fatto grandi cose per noi tutti. Alleluia, amen. Alziamoci in piedi, alziamoci in piedi e cantiamo il coro. Questo è il giorno. Questo è il giorno. prechiniamo i nostri capi? Vorrei chiedere, ci sono alcuni in mezzo a noi che magari non possono fare una breccia, che magari non sono abbastanza forti nella fede? Vogliamo pregare insieme a voi, vogliamo pregare per voi affinché il Signore possa fare grazia affinché tutti siano aiutati, in modo che non ce ne andiamo da qui con gli stessi pesi, ma che possiamo dire ogni cosa al Signore. E chiediamo a tutti, anche a tutti i giovani, sebbene siamo molto vicini al ritorno del Signore, per favore... Rimanete sobri. Voi tutti rimanete sobri. Imparate la vostra professione. Fate tutto ciò che è necessario per la vita. E possiate essere anche un esempio per gli altri. Ma nel vostro cuore siate collegati a Dio veramente collegati a Dio nel vostro cuore, anche durante le lezioni a scuola. Se ci sono delle cose che vengono dette che non si possono comprendere, siate in collegamento con Dio e potete utilizzare i vostri due orecchi. Ciò che le persone dicono a scuola, ciò può entrare da un orecchio e uscire dall'altro. Ma solo ciò che Dio dice deve entrare profondamente nei nostri cuori. Secondo la parola della Scrittura, se oggi udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Anche voi tutti nuovi arrivati, voi dalla Moldavia, da ogni parte? Oh Dio, per favore aiuta tutti, anche tutti i giovani che magari sono qui per la prima volta in una simile riunione, che per la prima volta ascoltano una simile predicazione. Oh Dio, sii misericordioso, fa grazia Signore, ascolta le preghiere delle madri. Oh Dio nel cielo fa che sia manifestato che oggi tu sei ancora presente. Noi chiniamo i nostri capi, chiudiamo i nostri occhi, apriamo i nostri cuori. Chi vorrebbe essere incluso in questa preghiera adesso? Chi vorrebbe essere incluso? Per favore, alzate la vostra mano. Ovunque le mani si sono alzate. Ovunque le mani si sono alzate. Signore Dio Onnipotente, tu hai dato delle promesse che tutto ciò che chiediamo nelle nostre preghiere, questo tu ce lo darai. Caro Signore, noi siamo uniti come tuo popolo, come la tua schiera riscattata e preghiamo adesso gli uni per gli altri. Per tutte le madri, per tutti i padri, per tutte le famiglie, per tutti i figli. Noi preghiamo per tutti coloro che devono prendere delle decisioni, che non sanno come andranno avanti le cose. Caro Signore, sii misericordioso, abbi pietà. Per favore, intervieni. Tu hai la soluzione, tu hai la risposta. Noi ti chiediamo di salvare i perduti, libera coloro che sono legati, tutti coloro che sono legati. Lasciatemi ripetere questa parola. Lo Spirito del Signore Dio è sopra di noi per proclamare libertà ai prigionieri nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Chi il figlio di Dio rende libero è veramente libero. Siate liberi da ogni schiavitù, liberi da ogni diritto di Satana. Resistete al nemico ed egli fuggirà da voi. Gesù è il vincitore. Alleluia. A lui... Il nostro Signore Salvatore appartiene la gloria. Grande Dio, ora ti preghiamo per tutti coloro che non hanno ancora la rivelazione, che ancora non vedono quello che tu hai promesso e ciò che tu hai fatto. Caro Signore, che possa accadere adesso che ogni cosa sia tolta da noi, che il velo sia tolto dai nostri occhi e dai nostri cuori, e che noi tutti possiamo vedere la gloria di Dio nell'immagine di Gesù Cristo, che otteniamo la piena rivelazione di Dio riconoscendola, avendo parte in ciò che Dio fa proprio ora. Caro Signore, oggi vorrei ringraziarti specialmente per avermi custodito, sin dal 1949, che mi hai condotto, mi hai guidato passo dopo passo, anche oltreoceano e durante il ritorno. Tutto era nella tua volontà e Dio ti ringrazio che tu hai aperto le porte e i cuori in tutto il mondo, in ogni popolo, lingua e nazione, che il pieno Vangelo viene predicato per grazia. E tutti quelli che sono da Dio ascoltano la voce di Dio e hanno parte in ciò. Tu ci hai dato la promessa. Io mi rivelerò a voi. E tu ti sei rivelato a noi. E noi ti ringraziamo per l'antico e per il nuovo testamento. Ti ringrazio per tutti i fratelli, per tutte le sorelle. Per tutti coloro che sono qui e coloro che ascoltano in tutto il mondo, benedici al di là di ciò che chiediamo e oltre ogni comprensione e porta a compimento la tua opera, la tua opera di redenzione con noi tutti. Tu avrai una chiesa che starà davanti a te senza macchia né ruga alcuna, lavata nel sangue dell'agnello. Santificata nella parola di Dio e riempita con lo Spirito Santo. A te, lì dio Onnipotente, noi diciamo grazie nel nome Santo di Gesù, Alleluia. E tutti dicano Alleluia. E tutti dicano Amen. Dio benedica in modo particolare i nostri fratelli che ci hanno fatto visita. Potete sedervi. Magari le due sorelle hanno un cantico o il coro ha un cantico che possiamo ascoltare. Benedetto e lodato sia il nostro Signore Dio. Alleluia. Alleluia.

Dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Christen, Künge in deinem Reich, nirgends ein Amt auf Erden. Ist er dem Deinen gleich? Noch, noch ist die Zeit der Gnade, voller Erlösung da. An unsere Stelle wüste Jesus auf Golgatha, zahllose Scharen. Da. roi dikter heimat zu sie haben heile gefunden frieden uns seelen ru dir gott sei unser dein hof ist vor dir von unsre schuld und sünde Hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Christen, König in deinem Reich. Nirgends ein Amt auf Erden ist er Deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade. Mit Opferblut besprengt und der vergebnen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands Liebes Guten und Bösen, scheint das Volk des neuen Bundes. Ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre. Dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Christen. Dein in deinem Reich, nirgends sein Name auf Erden ist in Deinen gleich. Kommst du verirrt und hilflos? Für dich ist Rettung da, was dir die Welt nicht bietet. Binst du auf Golgatha, Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft um das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir Gottes Laum sei Ehre, dein Opfer. Ist Unsere Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Form von Christen, König in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herd in deinen Gleich. Grotes sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sende hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Christen, Könige in deinem Rat. Und sein Name auf Erden ist Herr in deinen Gleis. Wir